Bene, allora, ricapitolando, Rebecca, se non sbaglio, mi aveva detto di prendere il regalo di compleanno per Federica. Qua a Marco non mi sembra ci sia più di tanto, però potrei prendere la macchina e magari andare alla SME di Gaggio per prenderglielo. Allora, i soldi ce li ho, la patente è ok, ma direi che posso andare. No, aspetta un attimo, siamo sicuri che non mi striscino la macchina e mi rompono qualche pezzo mentre sono dentro il negozio? No, io non mi fido, oggi è anche una bella giornata. Mi faccio volentieri una bella camminata che non fa mai male. Ma guarda un po' te questa gente, che devono correre come dei matti, soprattutto nei centri abitati e sulle strisce pedonali. Mi dispiace, ma onestamente non voglio fare la stessa fine di quel vecchietto che ci ha lasciato le penne dopo essere stato investito. Ed eccone un altro. Ma in questa via non c'era un autovelox? Ah, eccolo! Meno male che l'hanno rialzato. Spero proprio che funzioni dopo quella volta in cui la Baby Gang l'ha ribaltato nel fosso. Arrivata. E adesso si va in scena. Un momento. Ma se succedesse come quella volta che hanno fatto evacuare il posto a causa di una presunta bomba, che cosa faccio? No, no, non mi sento sicura. Sto avendo un attacco di panico. Ho paura. Sai cosa? Penso che andrò al Valessender, che è qua attaccato. Così sono più tranquilla. Oddio, che cosa stanno facendo quei ragazzi? Spero che non sia quello che sto pensando veramente. Che orrore. Ma magari era solo la mia immaginazione o magari sono solo stanca. Devo darmi una calmata. Infatti, devo solo stare tranquilla. Ma mi sento veramente così sicura.